Una maxi rissa in strada ad Ercolano in provincia di Napoli, tra le macchine parcheggiate e la gente indignata dalle finestre che riprende la scena. Il video della zuffa della vigilia di Natale rimbalza sui social a sgomento e sdegno tra i commenti a corredo che si sprecano tra bacheche e gruppi Facebook. Infatti, nonostante il lockdown, decine di persone si sono picchiate con calci e pugni tra le urla e i clacson impazziti. Il video è diventato subito virale ed è stato postato da un uomo che racconta il triste spettacolo commentando: questa è Ercolano. Indignazione e rabbia nelle parole del sindaco della città Ciro Buonaiuto, che spiega: troveremo i responsabili, sono la vergogna di Ercolano. Quelle immagini sono una vergogna. È assurdo che pochi idioti debbano rovinare la magia del Natale. Non basteranno i controlli quando si ha a che fare con tanta inciviltà e con tanta maleducazione. Abbiamo acquisito le immagini e sono certo che le forze dell'ordine riusciranno a rintracciare gli autori di questo gesto così vergognoso. Nella mia città queste cose non devono accadere. In una città che lascia alle spalle un passato di malavita organizzata e che vuole crescere grazie al turismo e alla cultura, questi pochi idioti non devono avere il diritto di cittadinanza. Si devono vergognare e la città intera si deve indignare davanti a quelle immagini. Rimanete a casa, non vi vogliamo per le strade, se scendete per ubriacarvi e per litigare. Siete la vergogna di Ercolano, non è vero che siete dei bravi ragazzi, siete una vergogna e faremo di tutto per rintracciarvi e per punirvi come merito.